Nuovo assalto notturno ad uno sportello automatico fatto esplodere con la classica tecnica della marmotta. È accaduto a Bitonto, dove un comando composto da almeno 4 persone ha messo a segno un furto ai danni della filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena di Corso Vittorio Emanuele, a poca distanza da Palazzo di Città. Ad entrare in azione, secondo una prima ricostruzione, banditi a volto coperto e vestiti con tute da meccanico, arrivati con una berlina di colore grigio. Una volta giunti all'altezza dell'istituto di credito, hanno fermato la macchina al centro della carreggiata e hanno fatto saltare in aria lo sportello ATM dopo aver inserito un ordigno artigianale nella fessura dalla quale vengono erogate le banconote. Mentre il denaro veniva trasportato in macchina all'interno di alcune buste di plastica, uno dei complici, armato di piccone, ha allontanato alcuni agenti di un istituto di vigilanza intervenuti a seguito dell'esplosione. L'intera scena è stata anche ripresa con un telefonino da uno dei residenti della zona, con il video che è stato diffuso sui social. Una volta messo a segno il colpo, la banda si è allontanata rapidamente in auto, lasciando sulla strada chiodi a 3 punte e un grosso masso per guadagnarsi la fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini sull'accaduto. Al vaglio i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Ancora da quantificare l'esatto ammontare del bottino portato via dai banditi, che si aggirerebbe intorno ai 50.000 euro. Ingenti i danni alla filiale della banca.